Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every... Buongiorno amici di Radio del Bicchiere, ci troviamo qui con il signor Roberto Bianchi dell'azienda Val delle Corti e siamo qui nella sua bellissima vigna. E facciamoli quindi la domanda solita che abbiamo posto quest'anno ai produttori: quanto è importante la vigna e il vigneto per la produzione del vino? Beh, il vino è la vigna, cioè il vino si fa in vigna, quindi la vigna è la cosa principale. Noi cerchiamo di lavorare nel rispetto della natura e dell'ambiente, ci troviamo in un magnifico sovescio biologico, quindi cerchiamo di lavorare sempre meno con la chimica, sempre più utilizzando quello che la natura ci mette da sempre a disposizione. Io credo che dobbiamo pensare che abbiamo queste terre in fondo in prestito e le dovremo lasciare a chi verrà dopo di noi, e molto della qualità di questo dipenderà da come lavoriamo noi. Quindi il vino si fa in vigna, punto. Secondo me dovremmo pensare a un livello di comune o addirittura di provincia e regione, a una moratoria sull'uso dei diserbanti e dei pesticidi, perché da questo si potrebbe partire per una visione diversa di questo che facciamo, del nostro mestiere. Senta, un'ultima domanda: che vini ci porterà Radda nel bicchiere? Ma gli ultimi Chianti classici dal 2005 al 2007 e un piccolo rosato che mi diverto a fare da qualche anno. E vogliamo ricordare anche ai nostri utenti che il signor Roberto Bianchi opterà per cantine aperte. Sì, da anni facciamo cantine aperte, la faremo anche quest'anno. Insomma, è importante che le aziende siano aperte a chi le va a visitare, insomma. Perfetto, allora vi aspettiamo a Radda nel Bicchiere con il signor Roberto Bianchi, arrivederci. Every day, and I'll send all my loving.